Presentare questo evento non è una cosa semplice. Quando mi è stato proposto un anno fa, ormai da Elisa Favilli e Fabrizio Burchianti, il direttore del museo, è stata una sfida che ho raccolto molto volentieri, perché è un onore poter entrare in un museo come il Guarnacci di Volterra e intraprendere un percorso che parla di vita e di morte. A questa scultura che nasce già da diversi anni, infatti quando ho presentato il mio progetto c'era già nel mio catalogo e era rappresentata. Sono un tipo di poesia plastica dove vedo che l'amore supera le stanze del tempo, supera le dimensioni della materia, della corporeità, e questo è quello che a me interessava. Poi mi sono ispirato molto, in particolar modo per questo museo, all'Ombra della Sera, con l'opera L'Ombra del Padre. E lì c'è tutto questo dualismo di condanna e dono di vita, che è un padre comunque carnale, ma anche il padre spirituale di ogni uomo. Il mio percorso di questa mostra è improntata sul rapporto tra vita e morte, tra il ciclo vitale e quello che sono poi le condizioni umane di fragilità, di paura, di limiti. Quindi è una ricerca plastica, una ricerca formale che comunque è stata percorsa senza troppe paure, senza paracadute. Mi sono buttato e ho cercato di rappresentare quello che vedevo, quello che l'intuito mi dava. Ho cercato di essere come uno scanner che sonda il fondo di un lago, il mio lago personale, e ho cercato di portare qui tutto quello che mi appariva.